E bentornati amiconi sul canale del Green. Siamo devastati. Io c'è tutto stai. Il giorno che registro sono qua con Luca perché vi stiamo preparando. Anzi, questo è l'ultimo, quindi gli altri, se non siete delle merde, vuol dire che li avete già visti. Bravi, bravi. Gli altri sono merde. In descrizione andatevi a vedere gli altri video sul fantacalcio. Abbiamo fatto un video generale che è uscito sul canale di Luca, un video sui difensori che avete sicuramente visto sul mio, il video prima di questo sui centrocampisti di nuovo sul canale di Luca, e adesso, fra virgolette, chiudiamo parlando di attaccanti. E finalmente, perché immagino che dal primo video eravate lì attaccati allo schermo dicendo: quando escono gli attaccanti, che noi vogliamo gli attaccanti. Eccoli qua, ragazzi, siamo arrivati e quindi possiamo benissimo iniziare a parlare del reparto più bello, di quello che fa sognare i tifosi e che purtroppo, per quanto riguarda Nicola, non vive con quella, con quell'ansia di arrivare, perché lui fa il fantacalcio a chiamata casuale, quindi esatto. Il primo giocatore a venire che può essere chiamato può essere benissimo un attaccante. Invece, per quanto mi riguarda, faccio l'asta in ordine di ruoli, semplicemente di ruoli, quindi portieri, difensori, centrocampisti, attaccanti. E voi dovete vedere la faccia della gente che c'ha quell'asta quando arriva il momento degli attaccanti. C'è gente con 6 sigarette in bocca contemporaneamente, gente che ha dormito fino all'ora e ha messo la sveglia esclusivamente per giocare, per prendere gli attaccanti. Si rovina le amicizie. Io non parlo più con 2 o 3 persone con cui andavo all'asilo solamente per gli attaccanti. No, ma guarda che è vero, ma soprattutto quelli che arrivano al momento degli attaccanti gasatissimi come Gaz, in descrizione trovate i link ai canali dei Brainless, e poi si accorgono di aver speso troppi soldi per comprare dei tristoni in difesa. Ma ancora meglio sono quelli che non comprano niente, arrivano gli attaccanti pieni di soldi e poi non prendono il top player. E poi comprano Mario Gomez 120. Quelli lì sono i più belli, io li voglio bene a quelli lì. Mamma mia. Allora ragazzi, come sempre, queste sono le nostre opinioni date dalla nostra esperienza in fantacalcio, quindi non è che se vi diamo dei nomi dovete per forza puntare su di quelli, ma visto che il fantacalcio lo conosciamo, visto che il calcio soprattutto abbastanza bene oserei dire lo conosciamo, ci permettiamo di darvi dei consigli. Noi vi consigliamo soprattutto su come affrontare l'asta, su come spendere i soldi. Poi i nomi che vediamo, diciamo che sono delle indicazioni, non è che dovete, ripeto, per forza, se vi dico Higuaín quest'anno ne fa 40, andare a comprarlo, mi raccomando. Anche perché voi dovete mettervi nei nostri panni, noi stiamo facendo questi video con l'ansia, veramente non ci dormiamo la notte perché i nostri amici potrebbero vedere questi video, e quindi noi non possiamo fare nomi, perché se noi vi diciamo, io e Nicola abbiamo un giocatore in mente, tutti e due, che secondo noi sarà il giocatore che farà meglio in Serie A, ma non ve lo diremo in questo video, non potremo dirvelo, perché rivelando quel nome i nostri amici potrebbero vedere questo video e farci la gara contro, quindi potete solo immaginare magari il giocatore che abbiamo in mente entrambi. Anche qui sono contento perché ci troviamo abbastanza bene sotto questo punto di vista, ma non possiamo dirvelo, ahimè, o ai noi. Esatto. Allora, ripeto come sempre che noi facciamo, io e Luca, 2 modalità diverse. Lui ha il fantacalcio classico, o per chi ha guardato tutti i video so che ne ha rotto dei palle, ma lo specifico bene per spiegare chi magari si trova per la prima volta su uno dei nostri video. Io faccio il fantacalcio mantra, ovvero quello in cui i ruoli sono ben definiti. Per quanto riguarda l'attacco, ci sono le punte centrali e le seconde punte. Questo vi porta a non poter, ad esempio, in un attacco a 3 schierare 3 punte centrali, quindi non potrete mai avere il Pipita, Carlos Bacca e Icardi insieme nella stessa partita, cosa che invece può fare lui. E quindi, se vuoi, parti prima tu, visto sì, che... Sì, come ho fatto io l'anno scorso, che avevo Higuaín, Icardi e Paoletti, e sono incredibilmente riuscito a non vincere il fantacalcio, ma questa è un'altra storia, la racconterò ai miei figli piangendo. Allora, diciamo che qui bisogna sfondare questa porta finché ce n'è la possibilità. Come abbiamo detto nel primo video sul mio canale, è meglio arrivare all'asta con già 1/2 nomi in testa. Quindi se io che Nicola abbiamo quel nome in testa e probabilmente... E non ve lo diremo mai. Non ve lo diremo neanche sotto tortura. Ma probabilmente arriveremo all'asta consapevoli che quel determinato giocatore verrà a casa con noi. E quindi faremo un attimo i conti proprio per riuscire a portarcelo a casa. Magari 1 o 2 giocatori. E per quanto mi riguarda, mi piace sempre suddividere sia la porta
porta, che è l'attacco, per fasce. Quindi andare a vedere quali sono i veri e propri top player del reparto, e ce ne sono pochi sia per la porta che per l'attacco, e tutti gli altri vengono dopo. Quindi crearsi un attimo di gerarchie, quindi il primo giocatore, dato che io giocherò col tridente, dovrà essere per forza il top player, o comunque quello che abbiamo in mente, o uno che ci si avvicina, perché magari la sfiga vuole che non siamo riusciti a prenderlo noi, e riempire gli altri due buchi con un attaccante di prima fascia e un attaccante di seconda fascia o terza fascia. Esatto. Poi, come abbiamo detto negli altri video, la difesa è importante, perché i giocatori che giocano in difesa sempre vi servono. Il centrocampo è importante perché vi dà la sostanza, ma gli attaccanti sono quelli che veramente vi portano i punti sempre, ad ogni domenica di merda in cui siete lì sudate. Mannaggia. A guardare diretta gol, eccetera eccetera. Mannaggia, per cui storia. Il budget va suddiviso. Per dirvi, io cerco sempre di tenermi un 30-40%, se non di più, del budget solo per gli attaccanti. Ad esempio, io faccio l'asta con 350 fantamilioni. L'anno scorso ne ho spesi 101 solo per portarmi a casa Higuain. Non ho vinto lo stesso, però Higuain mi ha fatto un bordello di punti. Anche tu racconterai questa storia piangendo, esatto, i tuoi figli. Sì, sì, ma proprio verranno, secondo me, scritte su dei monumenti dedicati al fantacalcista. Per cui, ragazzi, quindi attenzione veramente, se fate l'asta a chiamata come fa lui, e quindi prima con tutti gli altri ruoli, a non andare a spendere troppo, tenetevi sempre un tesoretto per gli attaccanti. Se fate l'asta come la faccio io, che è chiamata random, e quindi possono venire fuori attaccanti, portieri, difensori, tre attaccanti di fila eccetera, è un po' più difficile. Però lì o avete puntato un giocatore, quindi dite cazzo, questo ci spendo anche 100 milioni, oppure dite quando si arriva magari a 60-70 forse è già troppo, vedete quanti ne sono già usciti e dite ok, posso lasciar stare e ripiegare su un altro, perché comunque gli attaccanti di fascia ce ne sono pochi, quei 3-4 là sapete che ci sono, che potete spendere. Per il resto la rosa poi va completata per quanto riguarda il mantra in base al modulo. Ripeto, l'anno scorso ad esempio io avevo il 4-4-2, potevo far giocare due punte centrali, due seconde punte, oppure una punta centrale e una seconda punta. Io avevo Higuain e Pavoletti, il resto erano tutte seconde punte, quindi avevo Papu Gomez che era seconda punta, Perisic, e mi alternavo così in base alle partite, in base alla disponibilità dei giocatori. Una cosa importantissima è distinguere sempre l'attaccante da top club e l'attaccante da squadra da medio piccola, da media classifica o da retrocessione, perché può capitarvi per esempio di voler puntare su Mario Mandzukic, per dire, perché dite sai, gioca nella Juventus, la squadra che ha più probabilità di tutte di vincere il titolo, è il centravanti titolare e farà una valanga di gol, e invece dall'altra parte magari c'è Pavoletti, magari c'è Paloschi di Gasperini, che possono essere tutti nomi di tutti attaccanti magari con molto meno appeal di Mario Mandzukic, ma che la butteranno dentro più volte perché giocheranno di più, perché saranno rigoristi, perché la squadra giocherà per fargli fare gol. Quindi dovrete essere bravi anche voi ad andare a capire gli allenatori come vorranno giocare, su quale terminale offensivo far terminare la manovra. E mi viene in mente un altro nome, se volete ve lo dico proprio fra i denti, ma Ciro Immobile alla Lazio secondo me può fare bene, anche perché l'attacco della Lazio è completamente cambiato. Candreva è andato via, Klose si è ritirato, Matri è tornato al Milan, quindi Immobile dovrà prendersi sulle spalle tutto il peso dell'attacco, esatto. E se Felipe Anderson, non si sa se resta, no? Immobile si ritroverà titolare inamovibile, magari anche rigorista, perché no? Esatto. Poi fate anche sempre attenzione, come diceva lui, ai moduli reali delle squadre e a come giocano gli allenatori. Una squadra come Gasperini, e qua mi devo un po' tradire, sì, che è andato all'Atalanta, Paloschi è diventato molto più appetibile rispetto a prima, quando giocava nel Chievo, vabbè, che poi a gennaio è andato via. Perché? Perché Gasperini ha vuotato l'attacco, le ali servono molto l'attaccante, infatti anche Pavoletti ha segnato molto proprio per questo tipo di gioco che ha Gasperini. Stessa cosa la Lazio che ha le tre punte davanti, mi viene in mente anche il Torino di Mihajlovic, piuttosto che altre squadre che possono essere, non so, più blasonate, ma con un modo di giocare differente, che magari favorisce gli inserimenti dei centrocampisti, eccetera, eccetera. Tra l'altro è inedita questa cosa, perché a memoria è una delle prime volte che Milan e Napoli, che sono due squadre che storicamente hanno sempre avuto dei centravanti da gol,
si ritrovano con degli attaccanti che magari partono dietro nelle gerarchie del fantacalcio, perché la Padula sì, viene dalla Serie B, sappiamo che ha fatto tantissimi gol, sarà interessante vedere come si evolverà la situazione, ma per quanto mi riguarda credo che sia difficile pensare che la Padula possa essere il terminale offensivo principale di questo Milan. E stessa cosa per il Napoli, perché dando via Higuain, che è il centravanti che ha fatto meglio in tutta la storia del calcio italiano, ti sei andato a prendere Milik, che sì, è un giocatore che ha segnato tantissimo, ma in un campionato olandese che è sicuramente più facile di quello della Serie A. E quindi sarà difficile capire come Milan e Napoli dovranno far giocare la squadra. E ci tolgono due punti interessanti, perché se pensiamo che l'anno scorso erano Bacca e Higuain, capiamo benissimo. Sì. Parlando di Milan, ad esempio, io se proprio dovessi scegliere, preferirei quasi quasi puntare su Niang piuttosto... che sulla Padula, perché Niang comunque ha fatto una buona stagione l'anno scorso. Vabbè, adesso nel precampionato sta comunque facendo vedere belle cose. Poi ha deciso Padula... di schiantarsi e di spaccarsi una caviglia. Esatto, però la Padula arriva prima volta in Serie A, stesso discorso anche per Milik. Sono giocatori su cui bisogna stare attenti. Non sto dicendo di non fare assolutamente affidamento, ma se un Lapadula o un Milik comincia a costare un po' troppo, se i top non sono ancora andati via, ragazzi, vi direi stiamo calmi. Piuttosto, se devo spendere qualcuno del Napoli, vado a comprarmi Insigne, vado a comprarmi anche Mertens, che non gioca sempre, ma quando gioca fa sempre bene. E quel bastardo che ha vinto il fantacalcio con i miei amici aveva Insigne, Caglione e Mertens, e io Higuain e ho perso. Cazzo! Incredibile. E ancora una volta ci teniamo a ribadire che intanto mi si è staccato il poster di Dybala lì dietro e non so quanto sia un buon segno. Ci teniamo a ribadire che non abbiamo la sfera di cristallo e quindi non possiamo dirvi che Milik o la Padula non faranno bene. Sicuramente oggi a inizio agosto ci viene da dire che magari Dybala, che magari Icardi, che magari Higuain, che magari Salah potrebbero sicuramente fare meglio. Vuoi perché giocano in squadre più pronte, vuoi perché giocano in squadre comunque organizzate, o perché giocano in quella squadra da almeno una stagione e quindi sono abituati agli schemi. Però è sempre difficile per un giocatore che arriva in Serie A per la prima volta risultare così decisivo. Esatto, e poi ci sono quegli attaccanti che hanno un po' un andamento altalenante. Mi viene un nome su tutti, Edin Dzeko, arrivato in Serie A l'anno scorso, strapagato in tutte le aste, perché nella mia asta mi pare andato via qualcosa come 92 milioni, cioè 8 milioni meno, 9 milioni meno di quanto io ho pagato Higuain, e ha fatto una stagione di merda. Quest'anno sembra quasi, a parte che non ho capito ancora Spalletti come cazzo vuole giocare davanti, se col falso 9 o con la punta come Dzeko. Secondo me dipenderà dalla giornata, esatto, dall'avversario. Però sai, Dzeko potrebbe essere un attaccante che, visto che l'anno scorso ha fatto veramente cagare, quest'anno ve lo portate via magari come seconda scelta a poco. Tra l'altro, ragazzi, qui vi lancio la bomba, perché un componente dei Brailless, a caso di cui non faremo il nome, ma è gigante, veramente molto grande, ha detto che questo sarà l'anno di Dzeko e che sarà il miglior attaccante da prendere al fantacalcio. Quindi non prendetelo. Queste parole, e a fine anno, qualora Dzeko replicasse la stagione brutta che ha fatto in quella precedente, sapete benissimo con chi a chi dare la colpa. Esattamente. Giorgio, non stiamo parlando di te, non preoccuparti. Ma avevo detto di non fare nomi. Oddio, è caduto definitivamente di no, ma tu hai detto... Infatti tu non hai fatto il nome, tu hai detto solo il cognome, io ho detto il nome, potrebbe essere che... Chiunque! No. Esatto. Bene, ragazzi, con i video sul Fanta direi che siamo abbastanza a posto. Se avete qualcosa che, non so, volete, scriveteci nei commenti, noi li leggiamo, cerchiamo di rispondere il più possibile anche. Arriverà un video dopo extra. Di questo extra, un po' particolare, una chicca, non vi anticipo niente, è una cosa molto più divertente. Che dire, se vi è piaciuto il video lasciate ovviamente un sacco di mi piace. Questi sono i consigli, trovate magari la playlist, vi lasceremo in descrizione con tutti i video, così nelle non serve che fate la spola o nelle schede da un canale all'altro. Mi raccomando, buon fantacalcio a tutti. Luca, se vuoi saluta, meglio dell'altra volta. Meglio dell'altra volta? Sì. Allora ciaone. Bravissimo, bravissimo. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, sempre con tanta qua lì. Ciao ragazzi.